Tutto pronto quasi per le grigliate del 15 di agosto. In tanti in queste ore stanno ritirando la merce prenotata per le tradizionali banchettate. Regina delle tavole la carne, preparata nei modi più disparati. Si prediligono gli arrosti perfetti per le gite fuori porta. Costi della carne che non hanno subito particolari aumenti negli ultimi 6 mesi. Tante le prenotazioni da parte dei consumatori. Per quanto riguarda gli arrosti, le grigliate, una volta se ne facevano molto di più. Adesso diciamo un pochettino in meno, perché i giovani di adesso ci vuole un po' di fatica per fare l'arrosto, quindi scende un pochettino di tono, magari si preferisce più negli agriturismi che è tutto più semplice. Però diciamo che c'è una buona percentuale di persone, di giovani persone di buona volontà che piace fare queste grigliate. Di solito si fa con l'agnello, si fa con la salsiccia, e il 15 d'agosto dalle parti nostre, ma credo un po' dappertutto, è il pollo, è la regina della tavola. Il pollo fatto arrosto, il pollo aperto, fatto intero e aperto sulla griglia, sulla brace. E allora invece per quanto riguarda i costi, sono aumentati negli ultimi tempi? Ah no, assolutamente, poi ci sono rimasti quelli là, c'è stato un piccolo aumento, ma stiamo parlando di 6 mesi fa, non per l'occasione del 15 d'agosto sono aumentati i costi, assolutamente no, sono rimasti uguali, non c'è stato nessun aumento per la festività di Ferragosto. Lei che cosa suggerisce allora di preparare i nostri telespettatori? Ma noi facciamo degli ottimi rollè di pollo con speck e salsiccia e con le mandorle dentro, che va bene, però è un prodotto che va fatto al forno, che poi si può sporzionare in questo modo qua. Poi c'è la bistecca di vitello, la bistecchina di maiale, quella di collo che è più morbido, la coscia di pollo aperta e fatta sulla griglia, e l'agnello naturalmente credo che non possa mancare su una grigliata di rispetto. 15 agosto che fa? Io sto a casa perché non sto bene, sto io e Antonio, io mi chiamo Antonio, sto io e Antonio. Un grande amico mio che mi accompagna, mi porta là a fare un po' di spese e lo ringrazio tanto. Ma il menù è previsto di carne? No, io mangio tutto, quello che prendono senza menù, senza niente. C'è due zitte, un po' di macinato e mi faccio un po' di sughetto. Ovviamente quella della grigliata non è l'unica scelta. In molti hanno optato per una gita al mare o un ristorante, e non vanno dimenticati ovviamente vegetariani e vegani. Quanti sarete? Non lo so, perché sono ospite, non ve lo so dire. Sarò sul mare, quindi penso più Lido, stabilimento balneare. Ormai diciamo che si è abbandonato un po' la tradizione, che è quella della mangiata in montagna di carne. Sì, così si può dire, sì. Quest'anno opteremo per due menù differenti, in quanto il gruppo di amici ha anche degli elementi vegetariani e quindi loro mangeranno magari degli hamburger di soia o insomma vegetariani, e l'altro gruppo invece che mangia carne mangeremo hamburger, arrosticini, pancetta, le solite cose. La cosa più rapida da cucinare qual è? Ma penso proprio la pancetta alla fine. Rapida, veloce, poi c'è chi la vuole più croccante, però diciamo che i tempi sono ristretti.